Come può essere che io, che sono io, non c'ero prima di diventare, e che una volta io, che sono io, non sarò più quello che sono. Sia genetico. Andare avanti con la vecchia idea dicendo è genetico è sbagliata e potenzialmente piuttosto pericoloso.
sosteneva che tutto dipende da tutto il resto. Egli diceva: l'uno contiene i monti e i monti contengono l'uno, perché nulla si può comprendere solamente dal suo ambiente. Non si può separare il funzionamento neurologico dell'essere umano dall'ambiente nel quale è cresciuto. Ancora di più durante lo sviluppo del cervello. Occuparono l'Olanda. Per varie ragioni decisero di sequestrare tutto il cibo, dirottandolo verso la Germania. Per 3 mesi gli olandesi patirono la fame e decine di migliaia di persone morirono per denutrizione. L'inverno della fame olandese ci ha insegnato che se durante la carestia siamo stati un feto al secondo o al terzo trimestre, il nostro corpo ha imparato qualcosa di unico. Infatti, è durante il secondo e il terzo trimestre che il corpo cerca di capire l'ambiente. Essere stati un feto che ha sofferto la carestia significa predisporre il proprio corpo ad essere molto avido di grassi e zuccheri, cercando di conservarne ogni molecola. Essere stati un feto durante l'inverno della fame olandese significa molto probabilmente soffrire oggi di pressione alta, obesità e disfunzione metabolica. L'inverno della fame olandese ci ha insegnato che le reazioni del nostro corpo all'ambiente possono essere spiacevolmente forti e assolutamente inaspettate. Comunemente
si crede che molte malattie mentali siano determinate geneticamente, che disturbi come la schizofrenia siano determinati geneticamente. In realtà non è così. Niente è determinato geneticamente. Se si vuole capire il problema. Guardare le esperienze di vita. Le esperienze di vita non solo modellano il comportamento dell'uomo, modificano tutto il suo stesso cervello. Periodo. Il cervello riceve stimoli ambientali le cui caratteristiche dipendono dalle peculiarità della situazione vissuta. Gli stimoli danno al cervello degli impulsi volti a modificarlo, allineandolo con la nuova situazione. Situazioni ambientali che una persona vive sono in grado di cambiare la sua mente e si è immerso per lungo tempo in una situazione ambientale nuova, per forza di cose è destinato a cambiare, per forza di cose è destinato a cambiare, è destinato a guardarsi allo specchio. È destinato a guardarsi allo specchio e a non riconoscersi.
si può dirigere il pensiero. Una volta che la soglia è stata varcata, non esistono vie di fuga, non esistono scappatoie, non esistono possibilità di uscita, perché l'uomo che cercava di smettere di pensare a un elefante finiva sempre per pensare a un elefante. Non si può uccidere il ricordo del proprio passato. Quindi, quando riconosciamo il fatto che l'organismo umano ha una grande dose di flessibilità adattativa, la quale ci permette di sopravvivere in diverse situazioni, è anche rigidamente creato per alcuni requisiti ambientali, un imperativo ambientale comincia ad emergere. Proprio come il nostro corpo ha bisogno di sostanze nutrienti per sopravvivere, anche il nostro cervello esige forme positive di stimolo ambientale. E quando le cose che dovrebbero succedere non succedono, quando le cose che non dovrebbero succedere succedono, è ormai evidente che si apre la porta ad una cascata di malattie mentali. E se la fase zero coincide con una fase ambientale negativa o traumatica, l'adeguamento del cervello può corrispondere con lo sviluppo di una patologia, come il delirio. Non ti sorprendere se domani, guardando lo specchio, non ti riconoscerai. Diventa irreversibile.
e il cerchio si chiude. E in quel preciso momento la fase zero finisce. E non si può più tornare indietro. Perché si è creata l'anomalia maligna chiamata Alibus. Siamo i Super Trutux. Sapevano se i miei occhi sarebbero guariti. Io ero terrorizzato, ero solo in mezzo a tutto quel buio. Poi, poco a poco, la luce cominciò a farsi strada fra le belle e io riacquistai la vista. Ma qualcosa era cambiato dentro di me. E cominciarono le emicranie.
somministrati 80 mg di promozina HCL. Nessun risultato. Più di un mese che non ti prendi un momento di pausa. Hai visto il nuovo pesce che mi ha regalato mia nipote? L'ho chiamato Icaro, pensando a te, mio ribelle discepolo. Tu vuoi volare troppo in alto e finirai col bruciarti. Si è fermato. Come se si fosse spento. Come si può smettere di credere che esista uno schema? Noi vediamo la semplicità del cielo.
Noi vediamo la semplicità del cielo. Noi vediamo la semplicità. È come se si fosse spento. Dobbiamo uscire o ne morirà in un posto piccolo. È troppo stretto, le pareti si stanno avvicinando. No, 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 no. Dobbiamo uscire. Tu vuoi liberarti di me? Tu vuoi liberarti di me? Conosci la vita senza di me? No, non conosci la vita senza di me. Perché io non esisto. No, perché quella vita non esiste. Io ti proteggo e ti controllo. Se dico che hai paura, se io ordino, tu fai. Loro sono persone nuove, non vecchi amici come me. Persone che vogliono farti del male, io ti proteggo. Io ti proteggo e ti controllo. Se io ordino, tu fai. Se dico che hai paura, allora vada via, io resto. Siamo noi contro di loro, siamo noi contro di loro. Vuoi liberarti di me? Sto venendo a prenderti. Ricordi Archimede di Siracusa? Un giorno il re andò da lui e gli chiese di stabilire se un regalo che aveva ricevuto fosse o meno di oro vero. All'epoca non sapevano ancora come stabilirlo. Il grande matematico greco si tortura il cervello per settimane, l'insonnia lo tormenta, si rigira nel letto senza trovare una soluzione. Alla fine sua moglie, che è esausta quanto lui, visto che è obbligata a dividere il letto con il grande genio, lo convince a farsi un bel bagno per rilassarsi. E mentre il nostro Archimede sta entrando nella vasca fumante, si rende conto che il livello dell'acqua aumenta. Spostamento. Ecco il modo per determinare il volume e di conseguenza anche il modo per determinare. E così Archimede risolve il suo problema e ci mette a gridare Eureka! Ed è talmente eccitato che corre nudo per le strade della città fino al palazzo del re per comunicargli la sua incredibile scoperta. E allora, qual è la morale di questa storia? Forse che dobbiamo scoraggiarvi? Sbagliato! Torna a casa e vai a fare un bel bagno caldo.
concentra e ti concentra. Devo convincermi che esiste un mondo al di fuori della mia mente. Convincermi che le mie idee hanno ancora un senso. Devo convincermi che quando chiudo gli occhi il mondo continua a esserci. Attacco in meno di 24 ore. Somministrati 8 mg di soma tratta per via orale insieme a 1 mg di daidrorica da mesilate per via sottocutanea. Rimedi falliti, beta bloccante, calcio antagonisti, iniezioni di adrenalina, ibuprofen in dosi massicce, steroidi, aspirine, esercizio fisico, supposte di caprico, caffeina, agopuntura, marijuana, nitri, pergamo. Nessun risultato. Nessun risultato. We'll be right back.
hai paura. Io voglio aiutarti, perché non devi più soffrire. Così ti stanno, non devi più farti del male. Io sono qui per aiutarti, mi hai chiamato tu. Allora stammi a sentire. Lo so che non puoi parlare, ma almeno fammi un segno. Vedi che non hai bisogno di scontarti. Sono io che vengo da te. Possiamo già capirci, ecco. Siedi qui, tanto ormai è il tuo posto. Anzi, lo sai cosa facciamo oggi? Io metto sul disco e sentiamo una bella musica. Guardare fisso il sole. Ma una volta, a 6 anni, l'ho fatto. Grazie a tutti.
Thank you to Jesse.